Una notevole quantità di risorse che possono essere investite, ad esempio, sulla cultura, che possono essere investite sul recupero del patrimonio artistico culturale, che servirà a calamitare una grandissima fetta portuali e del porto, cioè tutto quello che può giovare ovviamente a fare da calamita affinché i soldi che investiamo diventino delle risorse amplificate per cercare di far sì che l'Italia venga l'Italia. Informo che finalmente l'Unione Europea ha deciso di creare un corpo di polizia europea delle frontiere esterne e una guardia costiera europea, il progetto che tu avevi proposto nel 2001. Adesso però dobbiamo crearlo. Allora, qual è la richiesta italiana adesso? In vista del 25 marzo, anche prima. Adesso però non dobbiamo aspettare 10 anni a crearlo.